polizia a casa di Noemi Letizia per sedare la lite col marito, questi si ammazzano. È già finito l'amore tra Vittorio Romano, imprenditore napoletano prossimo candidato politico di Forza Italia, e Noemi Letizia, tristemente nota alle cronache del gossip per essere la papi girl di Silvio Berlusconi. Dopo tre mesi di matrimonio, lo scorso 23 settembre è arrivata la polizia nella loro abitazione a Mergellina per sedare una lite che, a leggere Repubblica e il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe stata furibonda. Gli amici hanno chiamato la polizia. Nella ricostruzione di Repubblica, durante l'ennesima cena tra amici organizzata da Noemi, all'insaputa di Vittorio, l'uomo arrivato in casa ha scatenato la lite dai toni molto accesi. In questa lite, Noemi sarebbe addirittura svenuta, stando ad alcuni testimoni. Le immagini di un matrimonio felice, che abbiamo visto solo tre mesi fa, nasconderebbero in realtà una relazione torbida e malata. I problemi non sono solo all'interno della coppia, ma anche nella famiglia dello sposo, i coniugi Romano Valerio, costruttore lui, aristocratica napoletana di discendenze spagnole lei, che non ha mai visto di buon occhio l'unione. Venite, questi si ammazzano. I testimoni presenti alla cena hanno chiamato la polizia ed avrebbero segnalato tutto con queste parole, riportate da Repubblica. Venite, questi si ammazzano. Hanno litigato di brutto, lui l'ha aggredita verbalmente, lei gli ha risposto, la donna sta male. Sono loro che hanno raccontato che Vittorio non gradiva che Noemi organizzasse cenette con gli amici senza il suo consenso, o quantomeno senza consultarlo. Mi hai sempre ingannato? Sono stato un pupazzo? Gridava lui mentre i testimoni hanno assicurato si trattasse di una banale cenetta tra persone che si conoscono e si vogliono bene. La coppia ha due bambini.